Come state? Ben ritrovati in un nuovo video. Siamo a domenica mattina e io mi sono svegliata già da un bel po'. Con Gio siamo a casa. Stamattina proprio me la sono presa non comoda di più perché mi sono svegliata tardissimo, cioè tardissimo. In realtà per le 9:30 ho aperto gli occhi, però poi sono rimasta nel letto ancora un quarto d'ora abbondante con Gio, ci siamo collegate, siamo stati un pochino lì, veramente si stava da Dio stamattina sotto le copertine perché adesso comincia il freschino e quindi abbiamo messo anche la copertina di paille ieri sera perché avevo freddo, quindi siamo lì collegate, loro vengono sul letto e vengono a farsi fare le coccole, siamo stati un po' lì perché si stava benissimo e in settimana ovviamente non stiamo mai svegli, diciamo, a prendercela proprio comoda. E quindi abbiamo approfittato per rilassarci un pochino. Aspettate che, ragazzi, vi appoggio qua perché come al solito faccio fatica a tenere il braccio. E, voi tutto bene? Spero di sì. È da un pochino che non registro, forse è meglio di qua, forse è meglio di qua. È da un pochino che non registro, sono ormai 2 settimane perché appunto l'ultimo vlog risale a praticamente al giorno del mio compleanno e poi anche alla gita che abbiamo fatto alle Cinque Terre e poi praticamente da lì non ho più registrato nulla se non giusto il pezzettino finale per salutarvi ragazze perché me la sono presa un pochino più, ho staccato un pochino da YouTube perché avevo bisogno proprio di stare una settimana, diciamo, di distacco, ma semplicemente perché siamo andati via,
non riuscivo a filmare sempre, mi sono un pochino, diciamo, dedicata proprio a noi, a star via qualche giorno, abbiamo fatto qualche giretto, siamo stati molto bene, anche se non ha fatto un tempo bellissimo, ma avevo proprio bisogno proprio di non usare il telefono, di non fare video, cioè giusto magari un po' di stories su Instagram, perché quelle sapete che non mancano mai, ma anche proprio per dare sempre un po' di continuità a quello che io faccio, insomma, quindi al fatto di fare video in generale, sia su YouTube sia su Instagram, a me almeno uno dei due piace sempre portarlo avanti perché non riesco proprio a staccare da entrambi. Instagram è poi molto più pratico, molto più veloce, nel senso che si fa le stories, si pubblicano e poi scompaiono dopo un giorno, quindi riesco a condividere di più e a coinvolgervi di più nelle nostre giornate. Invece YouTube ovviamente è più lungo da gestire. Però sono molto contenta di essere ritornata. Siamo qua in sala, è quasi su 11 e mezza stamattina. Insomma, non abbiamo fatto praticamente nulla, ragazzi, ho fatto solo il letto e basta perché me la voglio prendere proprio comoda. Ieri ero stanchissima, eravamo tutti e due stanchi morti. Siamo andati alla festa di questa, alla festa di compleanno di questi nostri due amici, tema spagnolo, quindi loro alcuni erano proprio vestiti con degli abiti proprio spagnoli e invece noi avevamo giusto le maschere della casa di carta che abbiamo proprio ho disegnato io, cioè siamo stati molto molto abbiamo fatto pochissimo perché non siamo proprio riusciti ad avere proprio dei costumi e anche perché comunque era una festicciola a casa, cioè non eravamo per dire da qualche parte in qualche locale, quindi è stata proprio una cosa anche abbastanza, non siamo stati lì tantissimo perché eravamo tutti stanchissimi, poi siamo arrivati a casa per l'una più o meno. E quindi stamattina avevo proprio necessità di dormire perché anche al lavoro comunque è sempre bella, bella piena la settimana, poi torno a casa per le 5, 5 e un quarto, faccio sempre mille cose, magari un giro in bici piuttosto che qualche commissione e quindi insomma stamattina proprio me la sto prendendo comodissima. Allora, dunque, compleanno, ci siamo rimasti, ci siamo lasciate. Che vi avrei fatto vedere i regali di compleanno, oltre che a quello di Giovanni, che appunto vi ho fatto vedere nel video scorso. E sono stata molto molto contenta perché ho ricevuto tanti bei pensieri inaspettati e quindi veramente mi hanno fatto tanto piacere perché poi super azzeccati davvero tutti quanti. E anche qualche piccolo autoregalo, considerando che siamo andati a Rapallo e ovviamente là è pieno di negozi, quindi mi sono presa qualcosina anche io. Adesso vi metto qua sul cavallettino in cucina e vi faccio vedere tutto. Allora, come non detto, ragazzi, mi sono spostata qui in sala perché Giovanni è già alle prese in cucina con il risotto alla zucca, con la preparazione del risotto alla zucca. Allora, dunque, prima di mostrarvi i miei regali, proprio quelli ricevuti dai miei cari, vi faccio vedere questa meraviglia. Ve ne volevo parlare un attimo anche qui perché un altro regalo ricevuto proprio nei giorni del mio compleanno e quindi ovviamente rientra e è una vestaglia del brand Juliveri che ho ricevuto ormai un paio di settimane fa e che, di cui mi sono innamorata follemente per via del tessuto, per via della fantasia, del colore. È meravigliosa. Io tra l'altro nella scelta di questa vestaglia, perché appunto è una collaborazione, io ringrazio tantissimo Juliveri per avermi inviato questo capo veramente meraviglioso, elegante, fresco, che tiene comunque anche un pochino caldo, ovviamente non nel periodo super invernale, perché è un tessuto in poliestere di alta qualità che rimane comunque più per la stagione estiva, primaverile, magari anche un po' autunnale, ma non propriamente per l'inverno, ma ragazze, è fantastica. Io me ne sono innamorata stamattina, ce l'ho su, da quando mi sono svegliata, che ho registrato appunto il video per voi, è stupenda. Tra l'altro, sul loro sito avrete l'imbarazzo della scelta, ci sono tantissime fantasie, una più bella dell'altra, io ho fatto fatica a sceglierne una, ma dovete credermi, veste meravigliosamente. Io fate conto che ho sotto canottiera e maglietta a maniche corte del pigiamino perché ho freddo. Anche se siamo a metà settembre, ragazze, si sono abbassate tantissimo le temperature. Sembra
siamo a un minimo di 12-13 gradi e un massimo di 23-24, quindi siamo passati veramente dalla piena estate all'autunno subito, cioè proprio nel giro di una settimana. E comunque veste veramente benissimo. Adesso io mi sposto un po' indietro così magari riuscite a vederla. Arriva alle ginocchia, questa è la versione più corta, c'è anche la versione lunga, proprio vestagliona, proprio lunga lunga, ed è sono entrambe bellissime. Allora, la particolarità di questa vestaglia è che vabbè, il tessuto è un tessuto di poliestere di alta qualità. Molto 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 più semplice da gestire rispetto alla seta, che sicuramente è un materiale che richiede molta più cura, molta più attenzione, soprattutto nel lavaggio, ovviamente. E questo appunto invece è assolutamente molto semplice da mantenere e da lavare. Tra l'altro la fantasia appunto è una fantasia orientale, caratterizzata da questi disegni fatti a mano, appunto di paesaggi giapponesi veramente bellissimi, quindi ovviamente se lo vedete da vicino ha questa fantasia bellissima di questi sembrano cavalli, sì, con queste persone a cavallo in questo paesaggio tra le montagne in mezzo agli alberi, stupendo. Tra l'altro fantasie veramente bellissime, molto fini, molto eleganti, e il colore è molto scintillante, è un tessuto luminoso, anche con la luce del sole crea veramente un effetto che sembra proprio quello della seta, ma ovviamente non è seta, quindi molto più facile da gestire. E mi piace anche come cade perché rimane veramente molto fine, molto elegante, e la misura va, cioè praticamente la misura è una taglia unica che va dalla S alla XL, quindi vi veste veramente bene perché grazie alla cinturina con i passanti riuscite ovviamente ad adattarlo a tutte le taglie. A me piace proprio perché rimane bella sia aperta sia chiusa. Adesso ve la faccio vedere aperta. Adesso ovviamente ho sotto un pigiamino corto, però questa qua è la vestaglia aperta che non vi avevo fatto tra l'altro vedere nelle scene precedenti. Mi piace proprio perché scende, cade molto bene e ha le maniche che non sono lunghissime. Per me che non sono molto alta, ovviamente è una cosa fantastica perché avere le maniche poi troppo lunghe non mi sarebbe piaciuto. Invece queste qua sono perfette perché tirandole su sembrano quasi tre quarti, poi invece con il braccio giù scendono giuste secondo me. E tra l'altro poi una volta che voi togliete la vestaglia avete la possibilità di appenderla con l'apposito diciamo gancino, tessuto gancino, che si può appendere appunto facilmente. E ragazzi, io l'amo, mi piace tantissimo. Poi questo color, non so come definirlo, ambrato, un marrone ambrato, veramente molto 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 bella. Ok, allora passiamo adesso invece, ragazzi, mi richiudo qua perché mi piace proprio tenerla chiusa con un semplice nodino, vedete? Così. Ecco qua, tra l'altro questa l'ha vista in diretta anche la mamma di Joe quando l'ho spacchettata. Anche lei è rimasta veramente stupita dalla bellezza di questa vestaglia, veramente molto bella. Allora, partiamo con i regali. Allora, io qua inizierei con questi gioiellini. Allora, ho un'altra collana di là, però appunto l'ho presa successivamente, non ve la mostro, poi ve la farò vedere. Allora, primo regalo ricevuto, cioè, primo regalo che vi mostro è questa collana. Adesso aspettate che mi avvicino. Eccola qua, ragazze, è una collana di Ralph Lauren che mi ha regalato mia mamma con questi ciondolini. Praticamente ha un ciondolino rotondo, uno più lungo con la scrittina proprio Ralph Lauren e questo lucchettino, e tutte e tre insieme sono veramente bellissime. Sono bellissimi. Io la infilo direttamente così perché è abbastanza lunga, quindi si riesce a infilare senza aprirla e rimane più o meno a questa altezza. È veramente molto molto bella, mi è piaciuta tanto perché tra l'altro insomma sapeva che ne desideravo almeno una, ecco, e quindi questa qua è la prima. Poi io a rapallo mi sono presa, vabbè, degli orecchini molto molto semplici a forma di stella che vi faccio vedere. Eccoli qui.
Li ho presi in un negozietto proprio in centro, molto molto carini. Ovviamente non sono in oro, sono in placcati, insomma, in finto oro, insomma, con questi brillantini molto molto carini. Poi, appunto, da parte dei genitori del Gio, soprattutto da parte di sua mamma, ho ricevuto queste due decorazioni per la casa, che praticamente sono disegnate con questo vaso da cui escono questi fiorellini, molto molto belli. Li ho già posizionati in casa, appunto, dove volevo, e praticamente questo più grande, rosa, verde, questo qua invece sui toni del giallo, molto molto carini, sono in ferro, quindi questi qua tra l'altro secondo me si possono mettere veramente ovunque, l'importante è che secondo me stiano verso, insomma, vicini al muro, in modo che si veda ovviamente il disegno, perché magari su una parete colorata piuttosto che persi in mezzo ad altri oggetti, secondo me si perdono perché ovviamente sono sottili e quindi devono proprio avere uno sfondo bianco, secondo me, e sono molto 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 carini. Eccoli qua. E poi, ragazze, ho ricevuto invece da mia sorella un libro che non mi aspettavo mi regalasse, perché io le avevo accennato che mi sarebbe piaciuto prendere uno di quei libri o di moda o di arredamento casa, che fanno anche un po' arredo, no? E lei, insomma, ha approfittato e quindi mi ha regalato questo, ragazze. È un libro delle sfilate di Louis Vuitton, con praticamente tutte le collezioni da Marc Jacobs a Nicolas Ghesquière in 1350 fotografie. Non lo inserisco in libreria, ma lo lascio in vista, e l'ho praticamente posizionato qua sul baule. Adesso lo rimetto a posto perché ve l'ho fatto vedere. E poi io invece, mentre ero al mare, insomma, la settimana del mare, mi sono presa un libro sull'arredamento perché mi è venuta voglia di prenderne uno anche sull'arredo, che poi sicuramente accompagnerò con altri, perché da solo così, secondo me, cioè, ne volevo prendere qualcuno, ecco, e l'ho preso su Amazon, questo qua, ed è anche l'altro, secondo me lei l'ha preso su Amazon, ed è questo, è un libro proprio di arredamento che si chiama The Home Style Handbook di Lucy Gough e fotografie di Simone Bevan, e è anche questo tutto dedicato al mondo della casa e allo stile, ovviamente più country, più modern country. Vedete che c'è comunque sempre del legno, c'è questo qua proprio un bellissimo libro da leggere, perché l'altro è più ovviamente di fotografie, invece questo è più anche di testo, e vedete c'è anche la parte della cucina, ci sono tutte le zone ben divise e bellissimo, bellissimo, guardate che meraviglia. E questo qua invece ho deciso di posizionarlo qua, quando poi arriveranno anche gli altri, perché magari un paio me ne prendo ancora. E non subito, ovviamente, però li metterò lì. Basta, ragazzi, questi sono stati più o meno tutti i miei regalini. Poi ieri mi sono presa questa collanina, sempre dal mio banchetto di fiducia a Voghera con mia mamma, e piena praticamente di ciondoli, molto 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 carina, mi è piaciuta tantissimo. E basta, direi che questo è tutto e noi ci rivediamo dopo. Allora, ragazzi, abbiamo finito adesso di mangiare. Abbiamo mangiato presto oggi, sono le 13:20 e io ho già pulito anche tutta la cucina. Abbiamo fatto il risotto, ha fatto Giovanni, come vi dicevo, il risotto con la zucca, primo risotto della stagione con la zucca, quindi abbiamo inaugurato la stagione del risottino, eccolo qua. Questa praticamente è la porzione per domani per me. E per Giovanni, ovviamente al lavoro che si porterà lui e che io mangerò a casa, perché io mangio sempre a casa quando stacco in pausa pranzo, faccio di solito dalla mezza all'una e mezza oppure dalle 13 alle 14, diciamo che cerco di gestirmela comunque in quest'oretta qua. E quindi ovviamente arrivo a casa, faccio giusto, mangio, mi scaldo le cose, mangio, do una pulita alla cucina. Faccio giusto due cosine in casa, ma proprio due, tipo aspirare un pochino molto alla veloce la casa o dare una passata ai bagni, alle lettiere, ma non riesco mai a fare tantissimo, a meno che
non abbia proprio una cosa molto veloce, tipo un panino, piuttosto che una cosa fredda che mangio, il piatto magari lo metto direttamente in lavastoviglie e ho finito, così almeno ho più tempo. Però quando devo scaldarmi le cose, piuttosto che una preparazione un pochino più lunga, o magari anche cose più sporche, sporco di più, ovviamente rimango più in cucina. Oggi c'è una giornata spettacolare, veramente molto, be molto bella, freschina, perché comunque c'è, secondo me ci saranno 22-23 gradi, non è tanto caldo, però è veramente, c'è un bellissimo sole. Allora, come vi dicevo, sono le 13:20 e noi abbiamo appena pulito tutto. Ragazzi, devo dire che comunque questa mensolina qua ha cambiato proprio tutta la cucina, perché io... cioè, vedo comunque una cucina più completa con questa mensola. Ha cambiato proprio l'aspetto della penisola, perché incornicia proprio la TV, è più, sembra proprio parte della cucina, nonostante sia stata aggiunta, l'abbiamo presa dalla Leroy Merlin, io e mia mamma. E anche questi due quadri qua, queste due stampe, hanno veramente cambiato molto l'aspetto della cucina, perché è molto più, non so, molto più completa. Ecco, e ho lavato anche bene la mia macchinettina del caffè. Stamattina non ho fatto il cappuccino, il latte macchiato. In realtà di solito faccio il cappuccino perché il livello del latte, scusate, mi è andato fuori fuoco. Ok, il livello del latte io lo metto sempre più o meno qua, che sarebbe quello del cappuccino, anche se in realtà sarebbe un po' più alto il cappuccino perché c'è poco latte. Però io non esagero mai col latte perché mi riempie tanto, cioè fare colazione con il cappuccino, il caffè latte comunque mi riempie tanto in generale, quindi preferisco sempre fare meno latte, più caffè in modo da mangiare anche qualcosina, qualche biscotto. Adesso ultimamente sto mangiando questi qua della misura. Ragazzi, non capisco perché continua ad andare fuori fuoco, forse perché ho toccato. Ok, forse così ce la facciamo. Allora, vi dicevo che abbiamo, io mangio ultimamente questi qua che ho ricomprato perché li avevo presi per un bel po', poi faccio un po' a turno ovviamente con altri biscotti, altre cosine per la colazione. Ultimamente mi sono fatta anche il pane di segale con la nocciolata, quella dei rigoni di Asiago, molto buona, e le scaglie di mandorle. Invece adesso ultimamente ho preso ancora questi qua, che tra l'altro nella confezione di carta inizialmente non mi piaceva tanto perché mi sembrava che ce ne fossero meno con la confezioncina così, però in effetti non sono male perché io che a colazione non mangio tantissimo, magari mangerei anche solo uno o due biscotti perché veramente non ho famissima, con questa che ce ne sono quattro per forza devo finirla, quindi è comoda anche da portare al lavoro. E poi appunto invece, ragazze, come cialde per la dolce, sì, per la dolce gusto, per la Nescafè, no, ce la facciamo, per la Nespresso, ragazze, ho ancora in mente la mia vecchia macchinetta del caffè, pensate, perché ormai la parola associata a macchinetta del caffè per me è dolce gusto, perché ancora non mi sono abituata che ho appunto la Nescafè. Utilizzo per il momento queste qua della Gimoca. Allora, abbiamo provato a cercare le cialde compatibili, cioè compatibili proprio della Nespresso, in vari appunto gusti, in vari tipi di caffè, insomma. Volevamo provare Istanbul, mi sembra che è molto buono. Però ragazzi, io non li trovo da nessuna parte, cioè le cialde proprio. Le capsule proprio della marca Nespresso, proprio originali, io non le trovo da nessuna parte. Non so se voi mi consigliate qualche supermercato che le vende. Io ho provato sia l'Esselunga, che di solito trovo tutto all'Esselunga, tutte le marche io le trovo lì, piuttosto che vabbè, al Gulliver, all'Iper, niente, non c'è traccia. Quindi io credo che si comprino soltanto online, mi sa, però non lo so, eh. Fatemi sapere se conoscete qualche posto che le vende. E qualche supermercato. E quindi ho preso appunto queste qua della Gimoca, appena proprio comprata la macchinetta, che ne ha diverse perché ne ha, mi sembra 50, sì. E sono queste qua, diciamo, piccine. Adesso devo ricaricare la mia confezione, del caffè perché è praticamente quasi terminata. Eccole qua, e io le metto di solito qui dentro.
E devo dire che sono buone, il caffè è molto buono. Tra l'altro, come aiuto, sì, magari togliamo questo. Come rapporto qualità-prezzo, devo dire che sono quasi finite. Perfetto. Così poi andremo a prenderne altre. Come qualità-prezzo, anche molto molto buona, perché non mi ricordo quanto le ho pagate, ma mi sembra 6-7 euro, quindi costano veramente pochissimo queste qua, ed è il caffè molto buono. Però tante utilizzano, visto quello della Borbone, e quindi mi sa che le prossime che acquisterò saranno quelle della Borbone, perché non lo so, forse è ancora meglio come caffè. E nulla, quindi io diciamo che la macchinetta tutti i giorni ovviamente la pulisco quando mi faccio il cappuccino, perché è da pulire ogni volta che si fa un cappuccino, cioè che si fa una singola tazza. Ieri mattina, ad esempio, con Giovanni gli ho fatto appunto il cappuccino anche a lui, e mi dava la spia della pulizia che lampeggiava, cioè la spia della pulizia Clean che lampeggiava. Appunto questa qua, e quindi io l'ho tolto il serbatoio, l'ho sciacquato solo con l'acqua e poi l'ho rimesso, e per fortuna diciamo che basta pulire quello, basta dargli una sciacquata. Poi ovviamente ogni volta che io faccio il tutto lavo tutti i singoli pezzi. In realtà forse potrei anche tenerli un paio di volte, poi pulire ogni 2 o 3 volte, però vabbè, preferisco così adesso che è nuova, soprattutto preferisco tenerla sempre bella pulita. E qua appunto io vado a mettere il latte. Dentro c'è tutto il meccanismo, tra cui questo qui, questo aggeggio nero che si stacca. Avevo visto dei video di un ragazzo che diceva che non faceva tanta schiuma, gli dava questo problema, e praticamente lui non aveva mai pulito quell'aggeggio lì, che è rimasto praticamente come se si fosse otturato nei forellini piccolini, e ovviamente non passava più, non c'era più la possibilità di fare la schiuma, proprio perché è quello lì che fa la schiuma evidentemente. Insieme poi a tutta la parte dentro del suo, come dire, motorino, ecco. Anche se questi pezzi qua sono tutti lavabili, ragazze, quindi io li lavo sempre a mano. E invece appunto quello lì è sempre da pulire un pochino, almeno da sciacquare, perché i forellini devono rimanere puliti, perché sennò non vi fa la schiuma. E niente, poi io passo sempre tutti i giorni, tutte le volte che faccio il caffè, anche lo sgocciolatoio, questo e questo, anche se poi ovviamente quando tengo questo non risciacquo neanche, non risciacquo questo qua sotto. E poi ovviamente tutte le volte io vado a svuotare il mio raccogli capsule, sia sopra sia sotto. Adesso vedete, si sta ancora asciugando perché l'ho sciacquato stamattina. E niente, lo vado sempre a pulire, perché ovviamente si forma l'acquetta della cialda che è stata utilizzata. E poi sempre qua sotto, perché così rimane bello pulito, perché altrimenti poi si indurisce anche il caffè, che sporca insomma la macchinetta. Io devo dire che ormai adesso sono 2 settimane che ce l'ho, sì, no, 2 settimane di più. Mi sto trovando da Dio, veramente fantastica. Tra l'altro il serbatoio dell'acqua dura tantissimo rispetto alla Dolce Gusto, che ogni 4-5 giorni dovevo riempirla, invece questo qua mi dura tanto, perché contiene molta più acqua, e basta. Quindi devo dire che se posso fare una recensione al momento, ovviamente è da poco che la utilizzo, ma mi sto trovando benissimo. Ragazze, io qualche settimana fa ho acquistato queste calamitine per le tendine del mio bagno, perché vi avevo detto che avevo trovato questa soluzione per il bagno di Giovanni, e per evitare che le gatte rovinassero le tendine nella parte bassa, perché purtroppo questa tenda qua è un tipo di tenda che è molto sottile, e quindi, dato che loro si appendono per sbaglio o tirano per caso un filo, purtroppo si fa proprio il buco. Allora ho trovato questa soluzione da Giovanni, e poi mi è venuta voglia di tirarle su anche a me, e ho preso
cuoricini qua di legno dal negozio cinese, dal Best, che ho vicinissimo al lavoro, perché io devo dire che sono fortunata perché vicino al lavoro ho praticamente un bel po' di negozietti. Scusatemi dietro lo straccio. No, sono i guanti, quelli sono i guanti, perché ho fatto il semi l'altro giorno e soprattutto per i primi 10 giorni tengo sempre i guanti, poi pian piano basta, me li tolgo perché mi danno fastidio effettivamente. E vi dicevo che ho l'Isola dei Tesori, ho il Best One, ho il Carrefour, la Lidl e il negozio dei surgelati. Etigotà, poi ho l'MD un po' più avanti e poi dietro, proprio casa mia, proprio nella via dietro, ho la Coop, quindi ho veramente tanta, tanta scelta di negozi per le pulizie, per in generale supermercati, siamo abbastanza ben forniti. Eccoci qua. Buon caffè, ragazze. Io adesso me lo sto bevendo, sono le 3. Io mi stavo guardando i video della Sabri e mi sono un po' bloccata perché comunque è l'ora dell'abbiocco e io la guardo sempre tanto volentieri, mi piace sempre tanto. Infatti, se sta guardando questo video, le mando un bacio grande. Allora, dunque, oggi pomeriggio andrò dai miei genitori, infatti adesso vado giù con Giovanni che mi dà un passaggio e mi lascia da loro e poi lui va a fare la partita. Tra l'altro, ragazzi, mi devo pettinare perché tra l'altro devo anche andare dal parrucchiere perché sono troppo scuri questi capelli, non mi piacciono. Adesso con l'arrivo anche dell'autunno, della stagione più fredda, sicuramente vado a schiarirli perché così mi vedo anche meglio. Mi vedo più luminosa, ecco, con i capelli più biondi, più chiari. Comunque, vabbè, basta anche poco, in realtà. E quindi oggi pomeriggio volevo fare un salto, da qualche negozietto, tipo Pepco, perché tra l'altro ho visto che la Sabri ha preso una candela, bianca, di vetro tipo opaco, con il tappo in legno molto, 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 molto carina. Ha detto che si chiama Irish Coffee. Oddio, non mi ricordo più. C'è la parola Irish sicuramente. E poi devo andare assolutamente a fare un salto da Action perché è troppo tempo che non vado da Action. E ragazzi, dicevamo anche qualche settimana fa con il fidanzato della mia migliore amica che sono andato da Action senza comprare niente. Stranamente sono uscita senza comprare niente perché alla fine non avevo soldi, cioè non avevo praticamente nulla e quindi non ho comprato niente, perché di solito sennò è impossibile uscire da Action senza comprare qualcosa. Io veramente lo amo Action, da quando ha fatto il negozio da noi, ragazze, cioè io mia mamma, mia sorella, cioè, ma anche Giovanni, mio papà, si perdono perché ha tantissime cosine che possono servire nella vita di tutti i giorni, di tutte le categorie, dalla macchina, perché ovviamente chi non conoscesse Action, vi sto facendo giusto capire che cosa vende, dalla macchina alle pulizie, al giardino, alla casa, alle decorazioni, al disegno, alla pittura, agli animali, ai vestiti, diciamo, da donna, ai vestiti da uomo, intimo, qualche scarpa, ovviamente sono scarpe comunque super super economiche, quindi diciamo che magari una ciabattina, ecco, piuttosto che cibo, snack, giocattoli,
benessere pura del corpo, prodottini anche per dire per il massaggio, la spa, cioè veramente ha qualsiasi cosa, è fantastico. E la cosa bella è che costa pochissimo, cioè costa veramente pochissimo. Io ragazze ho questo tagliere qui che io, cioè per me è bellissimo come oggetto, l'ha preso anche mia sorella e no, me lo stavo tirando sui denti. L'ho fatto prendere anche a mia sorella perché appena l'ho visto me ne sono innamorata con queste maniglie ottone, bellissime, dorate, ed è in marmo, è stupendo. L'ho pagato 7 euro, cioè è bellissimo. Stessa cosa per la ciotola che ho in sala, quella vicino al libro dell'arredamento. Vicino al libro d'arredamento che vi ho fatto vedere stamattina, c'ho questa ciotola grande in legno di mango, pagata anche quella 6-7 euro. Cioè, proprio ha delle cosine carinissime che costano pochissimo e vi fa capire quanto a volte i negozi, non faccio nomi, più cari, in realtà i prodotti che vendono, cioè il valore reale poi è un altro, è molto più basso. Ovviamente, però, magari vendendoli certi marchi, certe catene più conosciute, molto più anche con prodotti sicuramente di qualità, perché per alcune cose veramente non c'è nulla da dire, però il cestino che vai a mettere a 25 euro, che magari da un'altra parte lo trovo a 10, capisci che... E tra l'altro poi ho scoperto il giorno prima del mio compleanno, eravamo a fare un giro a Montebello e siamo andati in un negozio che si chiama CH Home, che è un negozio... Ma torniamo a noi. E ragazzi, tra l'altro io mi sono messa la maglia sopra le altre due che ho perché ho freddo. Cioè sono stata di là in sala con la copertina di pecora, cioè di finta pecora, ovviamente non è una pecora reale, quella pecorosa, quella tutta morbida, bianca che vedete sempre sopra, cioè come se fossimo a dicembre. Io non so, cioè non sono a posto veramente. E poi fuori comunque si sta bene oggi perché per fortuna col sole oggi si sta scaldando abbastanza. Comunque, tornando a noi, vi stavo dicendo che oggi pomeriggio volevo andare da Action perché devo assolutamente prendere delle spugnette, degli straccetti, perché io utilizzo sempre questo qua di Vileda, Lactifibre, che mi divido a metà, perché ovviamente così mi dura il doppio perché uno solo è troppo grande, solo che questo costicchia perché costa quasi 3 euro e sinceramente sì, mi trovo benissimo, però... Ogni 15-20 giorni lo devo cambiare perché si rovina. E quindi cercavo un qualcosa di un pochino più economico da far andare insieme. Però adesso vedo perché questo qua veramente come lui non riesco a trovarne altri. E mamma mia, pazzesco, pazzesco, non ce la fa a uscire. Non ce la... Allora, ce l'abbiamo fatta. Ok, forse ce la faccio a registrare. Allora, vi dicevo che devo prendere appunto, vedere un po' magari straccetti, spugnette. Anche perché ne ho presa una per il bagno della Spontex, qualcosa del genere, ma non mi piace, non mi sta piacendo. E poi assolutamente i miei spray per la cucina che trovo solo da Action perché li vendono solo lì, sono quelli tutti colorati con l'etichettina tutta colorata che profumano tantissimo e sono gli unici che mi lasciano l'acciaio veramente molto molto lucido perché adesso sto praticamente terminando questo dell'alga. Che ho messo nel mio dispenser di Pepco, che però purtroppo, anche se sicuramente anche abbastanza, cioè è praticamente naturalissimo 100%, il piano cottura in acciaio devo passare, risciacquare praticamente 2 o 3 volte perché non rimane comunque bello lucido come quelli di Action. E quindi oggi me li vado a prendere e poi volevo anche andare a prendere un'altra cosa. Allora, vi faccio vedere l'altro giorno all'Iper, che praticamente siamo andati a fare un bel po' di spesa dopo che siamo rientrati dal mare perché non avevamo niente in casa, ma zero. E praticamente l'avevo visto da una ragazza su YouTube che sto seguendo ultimamente, mi piace molto, si chiama Nadia Home, credo che si chiami, e lei fa vedere tanti makeover, decorazioni per l'autunno, fa video molto molto curati, molto belli. E che c'è? Tra
Niente, Giovanni, proprio uno sciocchino. E niente, quindi praticamente ha fatto vedere che lei utilizza questo prodotto che in realtà, vabbè, è semplice percarbonato di sodio, credo che sia. Detergente, no, sì, carbonato di sodio. Questo qua della Soda Solvay che utilizza per tutto. E quindi io l'ho preso perché ho detto proviamolo. È praticamente... Si può utilizzare per il bucato, per le superfici lavabili come il WC, la cucina, il bagno, le stoviglie e i pavimenti, le bottiglie, cioè praticamente tantissimi... Aiuto! Mi sono data lo spigolo qua. Tantissimi utilizzi. Soltanto che tenerlo così, dato che dice due cucchiai, un cucchiaio, una lavatrice, insomma, non si può utilizzare così perché secondo me poi mi cade, ne esce... troppo e non riesco ad usarlo, volevo prendere un barattolo tipo di questi, come questi qua che ho in vetro, da tenere da qualche parte, adesso devo capire dove, e per non sentirmi poi anche insulti di Giovanni che è stufo marcio di vedere cose nuove che spuntano, e per oggi magari sicuramente da Pepco o da Action volevo farci un salto. Allora ragazzi, stiamo uscendo, io mi sono messa questa camicetta qua di Zara, veramente bella, solo che d'estate fa troppo caldo, d'inverno ovviamente no, quindi è l'unico momento dell'anno in cui posso metterla. Pantaloni bianchi, questi qua a pinocchietto, cioè che scendono un po' più larghi, e le da Uncle, queste qua verde menta, giacchettina e pinco, si va. Allora ragazzi, siamo tornati a casa adesso, io e Giovanni ci siamo trovati perché lui è venuto a prendermi al lavoro e siamo andati alla Lidl, abbiamo approfittato per fare un pochino di spesa, dovevamo prendere giusto due cose ma poi alla fine, visto che l'abbiamo fatta domenica scorsa, abbiamo preso qualcosina. Non vi faccio vedere ovviamente lo svuota la spesa perché l'abbiamo già messo via tutto, se no c'era troppa confusione. Vi faccio vedere soltanto gli acquistini che ho fatto ieri da Action e dal negozio, quello lì cinese, che si chiama Shaka Home. Ho preso proprio poche cose perché in realtà, secondo me, avevo anche un'altra cosa, ma mi sono dimenticata quale fosse. E quindi vi faccio vedere le cosine che ho preso. Dunque, ho trovato il barattolo, quello nel negozio che vi dicevo, di Shaka Home, ed eccolo qua. Adesso lo mettiamo via insieme col bicarbonato. Poi ho preso dei pannettini nuovi, questi qua, in microfibra, perché praticamente questi qua li utilizzo tantissimo per pulire il bagno. Ah, ci sono anche i giorni della settimana, ragazzi, non l'avevo letti, per pulire il bagno, per pulire la cucina, per pulire, per spolverare, per tutto, quindi erano anche tutti belli colorati e me li sono presa. E poi questo qua che è il detergente per la cucina, quello della Fabulosa, che è fantastico, questi io mi trovo benissimo e non riesco a trovarne altri che mi piacciono come questo qua, e quindi l'ho preso. E questo qua è al limone e alla lavanda, quindi immagino il profumo, buonissimo. Tra l'altro sono abbinata con lui. E basta ragazzi, a questo punto basta, ecco, queste qua me le mangerò stasera perché sono favolose. Sono le pizzettine praticamente della Lidl, sono quelle tipo aperitivini, no? Quelle tipo... non mi viene la parola... vabbè, comunque, quelle tipo per aperitivo, ecco, e io di solito le mangio tutte prima di cena, perché sono cattiva, sono veramente una brutta persona, però poi alla fine non mi passa neanche così tanto l'appetito, quindi, perché di solito a cena muoio di fame, a pranzo un po' meno, ma a cena... Basta ragazze, io vado perché così mi cambio, vado sotto la doccia che mi devo lavare anche i capelli, e noi ci rivediamo quindi al prossimo vlog, vi mando un bacio grande, vi ringrazio ancora una volta per essere state con me. Ciao!